il turista arriva e riconosce anche fisicamente questo progetto. Questa è un'idea che è venuta lavorando a questo progetto, e quindi ve la dico, che se diventa patrimonio di tutti, forse può diventare il grande luogo della città metropolitana. La riunione è molto importante, abbiamo convocato tutti i comuni che ci hanno accompagnato in questo meraviglioso progetto, quello di promuovere il nostro territorio su tavoli internazionali. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione di quello che è accaduto a Siena, quindi al Salone Mondiale dell'UNESCO. Oggi ci siamo visti perché noi da questo vogliamo arrivare a produrre sviluppo. In fondo il turismo è la nostra industria, è un'industria fondamentale, e quindi dobbiamo cercare di arrivare a creare lavoro per i giovani. Per questo abbiamo proposto ai comuni che erano presenti di fare delle manifestazioni di interesse, invitando a costituire cooperative di giovani o anche di associazioni ai fini della fruibilità dell'apertura di, dei siti che abbiamo rappresentato. Ora, se questo avverrà, come spero che avvenga, perché manderemo a tutti un esempio di manifestazione di interesse e ci prodigheremo affinché i siti siano anche raggiungibili, siano facilmente raggiungibili e fruibili, ebbene, avremo probabilmente scritto una pagina molto importante, perché si sta costruendo la città metropolitana di Napoli.